Fratelli d'Italia, cominciamo bene. Pare che qualcuno abbia ferito un agente d'escorta sparando con la pistola legalmente detenuta dal deputato Pozzolo. Tra l'altro alla festa di De Mastro. Fratelli d'Italia. Allora io che devo fare? M'adeguo, m'arrendo e m'adeguo. Ho fatto un partito per i bambini dell'asilo che giocano a fare i cowboy a 50 anni e ora mica ve posso lamentare. Faccio pippa e m'adeguo. Se facevo un partito, che so, con gramellini, era più facile. Al massimo la gente se sparava una sola. Nei coglioni, tra l'altro. Ma io no, ho optato per la parodia nell'italiano. Ha scritto bene Piffe, uno che mi ha intervistata quando era ancora credibile. Eravamo abbastanza credibili sia io che il mio partito ai tempi. Piffe praticamente condivide un vecchio posto di Pozzolo, con scritto strage in Oregon. Per Obama è sempre colpa delle armi. Eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola. Giustamente il genio scrisse pure l'hashtag pro gun. E sto capodanno guarda un po' che te dice che fa la sua pistola legalmente detenuta. Bang! Lui di pistola ne ha una legalmente detenuta in Italia. E fa che poi, boh, chi lo sa, sarà la sindrome del cazzo piccolo. Ce l'hanno molti nel mio partito. Ve dico solo che Salvini è quello col cazzo più lungo. E ci siamo detti tutto. Fratelli d'Italia. Rido per un piagne. Perché vi lo dicevo che sono abbastanza d'accordo col commento di Piffe a ste torrighe. Ve le leggo. Gli Emanuele Pozzolo sono stati la fortuna dei vari Monicelli, Scola, Risi, Gassman, Tognazzi, Sordi. Hanno contribuito a fare la grande commedia all'italiana. Il problema è quando fanno politica. Fratelli d'Italia. Oh.